Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di retrocomputing. Oggi parleremo di una lunga carrellata cronologica di weird home computer, ossia di home computer strani e misteriosi che hanno popolato la dimensione dei primi home computer ad 8 bit nel mondo. 1969, Honeywell Kitchen Computer H316. Non ci sono evidenze storiche che questo computer commercializzato e sponsorizzato da Honeywell nel 1969 abbia mai trovato dei compratori. Sarebbe dovuto costare $10,000 e pesava 45 kg. Avrebbe dovuto contenere delle ricette, ma per poterlo usare sarebbe servito un corso di 45 giorni. 1977, CompuColor, primo home computer venduto in Georgia, negli Stati Uniti, con un Intel 8080, disk drive da 5,25, 8K di RAM, espandibile a 32K di RAM, dotato di tastiera e monitor da 13 pollici, con scheda madre del computer, con, diciamo, aveva una seriale, una porta parallela, una porta modem proprietaria. Ne furono venduti 10.000 pezzi a circa $1,395 l'uno. 1978, ABC80, primo computer svedese, equipaggiato con un CPU Zilog Z83 MHz con 16K di ROM, che conteneva il BASIC, aveva 16K di RAM ma era espandibile sino a 32K, monitor da 12 pollici, risoluzione solo testo, 40 colonne per 24 righe, un canale sonoro, aveva una RS232 ed una tastiera, che appunto conteneva un case con una scheda madre ed un alimentatore esterno, ricordava vagamente quello che poi sarà il VIC-20 della Commodore. 1980, Philips P2000T Zilog Z80 2,5 MHz con 4K di ROM, che conteneva il BASIC, 16K di RAM, espandibile a 48K, tastiera e registratore in bundle con alimentatore esterno, un canale sonoro, uscita video RGB con solo testa a 40 colonne per 25 righe a 7 colori, una seriale di uscita, 2 slot per cartucce. 1981, Texas Instruments T99-4A. Questo computer ne furono venduti 2.8 milioni di pezzi, quindi diciamo un prodotto rimarchevole. Aveva una CPU TMS 9009 a 3 MHz, 16KB di RAM, poteva controllare un registratore oppure un disk drive da 5 pollici e un quarto, ed una presa seriale RS232, supportava fino a 32 righe per 32 colonne di testo, niente risoluzione video. 1982, Aster CT80, un computer tedesco, come potete vedere dal look molto simile al PC XIBM, la macchina però aveva una CPU TRS-80 da 4 MHz che era molto più veloce dell'Intel 8086. Il computer Aster CT80 aveva 64K di RAM, supportava solo testo sino a 80 colonne per 25 righe. Poteva processare i CPM dal disk drive, era dotato di una porta seriale RS232, oltre, diciamo, a poter processare oltre al CPM anche numerose e svariate versioni di DOS. Ne furono venduti circa 10.000 pezzi. 1983, Coleco Adam, il primo home computer della Coleco, aveva uno Zilog Z80 a 3,5 MHz con 80K di RAM, 8K di ROM con il BASIC, tastiera, due registratori a cassetta di serie, era scarsamente affidabile. Ne furono venduti oltre 100.000 pezzi, ma appena dopo pochi giorni, il 25 di dicembre del 1983, il centro assistenza della Coleco fu soverchiato da oltre 300 telefonate, per cui il computer si guadagnò presto la reputazione di macchina inaffidabile, dato che era completamente, diciamo, scarsamente funzionante e si rompeva dopo pochissimo. 1984, il Robotron Z1013. Incredibile ma vero, nella Repubblica Democratica Tedesca la gente moriva di fame, non c'avevano scarpe, non c'avevano vestiti,
Ma la DDR sfornò un home computer che però avrebbe dovuto essere usato nelle industrie, il Robotron Z1013, un clone dello Zilog Z80 con 1 MHz di clock, 2K di ROM, il minimo essenziale per bootare, 16K di RAM per essere programmato, una orrenda tastiera e un case in plastica morbida avrebbero reso la macchina che doveva servire, diciamo, per un uso industriale. Era una macchina appena appena utilizzabile. 1985, CCE MC 10000, il primo computer brasiliano, de facto un clone dello ZX Spectrum della Sinclair. Il CCE MC 1000 era costruito sulla piattaforma Sinclair, quindi stesso layout della tastiera hardware, Zilog Z80 a 3,5 MHz come hardware, 16K di RAM, espandibile a 64 con 8K di RAM di BASIC dello stesso Sinclair ZX Spectrum. Inoltre ovviamente aveva sempre le stesse uscite, interfaccia per registratore, a cassetta, joystick uscita TV, risoluzione di testo massima 32 colonne per 16 riga ad 8 colori, oppure una risoluzione video massima di 256x192 a 5 colori, un generatore di suono con 3 voci più il rumore bianco. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.